Nei poli Covid dell'intera provincia di Cosenza, divisioni stracolme. Da Corigliano Rossano i pazienti positivi con gravi problemi respiratori sono dirottati su Catanzaro, un via vai di ambulanze nell'attesa che si liberi un posto. I reparti di Cosenza, Cetraro e Rossano al collasso, contestata la scelta di convertire a Cosenza l'ospedale da campo da polo Covid con 37 posti a centro vaccinale. Ritengo che la tendostruttura doveva servire, così come è nata, per curare i malati Covid e eventualmente il centro vaccinazione farlo nelle palestre, farlo nei centri sportivi, nei palazzetti, e ne abbiamo tanti a Cosenza come così in tutta la Calabria. Sono delle decisioni un po' aberranti che onestamente vengono prese, insomma. Colpito dal Covid poi negativizzato, il consigliere comunale Raffaele Vulcano chiama in causa il sindaco di Corigliano Rossano, Flavio Stasi, nella qualità di presidente della conferenza dei sindaci. Il sindaco è il sindaco della città più grossa della provincia di Cosenza e deve in questo momento far sentire tutto il peso degli 80.000 abitanti. Poli Covid saturi, vaccinazione a rilento e c'è anche una sorta di nuovo ping pong politico-istituzionale tra TAR, organi elettivi, sulle ordinanze che di volta in volta vengono emesse. Ne parliamo con il capogruppo consigliare Corigliano Rossano Pulita, Alessia Alboresi, collegata in sessione telematica. Intanto buon pomeriggio, grazie di aver accolto il nostro invito. Buon pomeriggio e grazie a voi. Poi ancora forza di maggioranza a supporto della sindacatura Stasi, nelle fila della minoranza Roselina Amadeo, l'avvocato Roselina Amadeo, collegata con noi. Abbiamo già avuto modo di relazionarci rispetto a questa tematica. Grazie avvocato per aver accolto il nostro invito e un buon pomeriggio. Grazie a voi. Ex sindaco della già città poi estinta Rossano, Giuseppe Antoniotti, è intervenuto nelle ultime ore su una vicenda che ha riguardato prevalentemente la conversione dell'ospedale di campo di Cosenza a sede per le vaccinazioni. Questa operazione ha determinato in qualche misura la soppressione inevitabile di 37 posti letto in un momento molto difficile in cui c'è emergenza, vi è una saturazione ed è stata un po' ritenuta inopportuna questa scelta. Conferma questa posizione, Antoniotti? Buonasera, grazie dell'invito. Sì, ho già rilasciato la mia intervista ieri. Per me è stato qualcosa di aberrante aver trasformato la tendostruttura per i malati Covid a centro vaccinale. L'ho detto già ieri che insomma il centro di vaccinazione poteva benissimo farsi nelle palestre, nei palazzetti, nei centri sportivi che ci sono in tutta la Calabria. Insomma, secondo me è una scelta poco lungimirante. Io volevo coinvolgere sin da subito la rappresentante consigliere comunale Alessia Alboresi. Perché? Perché in queste ore ha appena lasciato una riunione importante, una conferenza di capigruppo di maggioranza, per un po' fare il punto della situazione circa la non tracciabilità dei dati, cioè una iniezione diffusa di allarmismo nel primo centro della provincia di Cosenza, quindi Corigliano Rossano, e a tal riguardo il sindaco sta valutando una serie di misure. Ci dica quali, consigliere Alboresi. Intanto non sono capigruppo, ci tengo a sottolineare questa cosa perché ho un capigruppo che è il dottor Mingrone, che sto questo momento sostituendo. Benissimo. È giusto sottolineare questo aspetto. Certo. Sono stata presente io, appunto, per era impossibilitato il dottor Mingrone alla riunione che ha convocato d'urgenza stamattina il sindaco, per valutare assieme anche agli assessori e ai dirigenti scolastici e ai sindacati, una concertazione che sta portando avanti anche in questo momento, in questi minuti, la possibilità appunto di prendere delle misure che riguardino la nostra città attraverso un'ordinanza sindacale che si dovrebbe muovere prevalentemente su tre direttive, che sono quelle di chiudere le scuole fino a sabato in attesa di avere dei dati certi di un tracciamento che in questi giorni è purtroppo saltato, conseguentemente
L'azione di chiusura delle scuole avrà come rafforzamento quello di un presidio delle piazze, un'inibizione delle piazze e dei luoghi di aggregazione, così come la possibilità, che si stava valutando adesso anche con le categorie, gli ordini di categoria dei commercianti, di tornare a una, diciamo così, una situazione di zona arancione per quanto riguarda i bar e i ristoranti, cioè una somministrazione soltanto da asporto. E cercando appunto di tamponare quella che pare adesso essere un'ondata, un'urgenza montante in questi pochi giorni, ma non dato tanto più da tracciamento, ma appunto da quei dati che lei enunciava prima, cioè la saturazione dei poli Covid. Da parte di nostri concittadini, il polo Covid di Rossano è appunto pieno nei suoi posti letto. Abbiamo sei concittadini a Citraro, quattro a Cosenza e quattro purtroppo in rianimazione negli ospedali di Catanzaro. Per cui questi dati ci portano ad assumere un'attenzione sempre più alta e ad essere pronti a prendere delle decisioni che debbano tutelare la cittadinanza nella sua interezza. È in questa direzione, quindi, che si andrà in queste prossime ore. Si sta valutando appunto questo tipo di scelta. Ripeto, è un momento in cui la concertazione è fondamentale con tutte le parti sociali perché sono decisioni che sì, deve prendere il sindaco in ultima battuta, ma che ovviamente è giusto che vengano prese sentendo tutte le parti interessate. Consigliere Madeo, volevo già coinvolgerla rispetto a questa notizia, cioè il sindaco ha convocato le parti, sta ascoltando anche la sua maggioranza per assumere dei provvedimenti che vanno nella direzione ibrida tra un mini lockdown, una zona arancione, qualcosa del genere, diciamo. Ecco. Lei sposa questa, si allinea a questo orientamento, diciamo. Allora, io lo apprendo adesso dalle parole della collega Alboresi e diciamo che ritengo che sia un momento di grande terribile emergenza, adesso più che mai è necessario intanto capire come stanno le cose, perché ad un anno dall'inizio della pandemia purtroppo questa questione dei dati continua ad essere ad essere carente nella sua verità. Lo dicevamo prima a microfoni spenti, c'è un problema reale di non solo di tracciamento, ma anche proprio di comprendere quale sia la reale situazione del nostro territorio, perché purtroppo l'ASP da questo punto di vista non ha mai dato dei dati concreti, la comunicazione non è puntuale e credo che a un anno dall'inizio della pandemia almeno questo ce lo meritiamo, nel senso che sono stati fatti sacrifici da parte di tutti quanti, adesso più che mai sembra che questa catena di infettiva non si riesce a spezzare in nessuna maniera. Sulla questione delle scuole, io ieri avevo provato a contattare il sindaco, non ci sono riuscita, ho parlato col vice sindaco Malavolta perché anch'io, che sono assolutamente convinta di quanto sia importante la presenza a scuola dei nostri bambini e delle nostre bambine, poi comunque in generale di tutti coloro che frequentano le scuole, quindi anche dei ragazzi più grandi, questo è un momento che desta particolare preoccupazione perché in effetti non si sa quali siano i reali dati del contagio. Qualcuno paventava l'idea della zona rossa, però insomma dobbiamo capire se effettivamente ci sono gli strumenti e se c'è la necessità di indire una zona rossa. Quello che io credo è che nel momento in cui ci sono tanti bambini e tante bambine che comunque nonostante le scuole siano aperte non vanno a scuola perché i genitori sono preoccupati, credo che ci debbano essere una moltiplicazione dei controlli perché è quello che vediamo tutti, le nostre strade sono piene, ci sono tantissimi ragazzi e ragazze e anche persone adulte e anziane che continuano a girare indisturbati senza mascherine, è la situazione che continua a degenerare e a moltiplicarsi dei contagi, diciamo che ne è assolutamente la prova di quello che dico. Quindi se sono richiesti degli ulteriori sacrifici da parte anche dei commercianti, da parte comunque della popolazione tutta, è necessario che a questi sacrifici seguano anche diciamo
azioni punitive, lo dico senza, diciamo, ombra di smentita, nei confronti che debbono essere messe in campo dalla polizia municipale in primis e poi da tutti gli organi deputati al controllo, perché sennò questa catena infettiva non la spezziamo più. Consigliere Madeo, questo qualcuno a cui lei fa riferimento non è uno qualunque. A che si riferisce? Un responsabile sul fatto della zona rossa, ne ha fatto riferimento l'attuale direttore sanitario Martino Rizzo nella sua bacheca personale. No, io a Martino Rizzo non finirò mai di ringraziare in maniera continua per il lavoro incessante che ha fatto, persone. Però è chiaro che avendo lui assunto un altro incarico importante da poco, è normale che però c'è stato a fianco per un anno intero ed è stato l'unico che in qualche modo ci ha reso i dotti di quali erano i numeri, perché l'ASP se no non ci ha fatto mai sapere niente. Tra l'altro voglio dire, il problema che l'ASP ha creato nel nostro territorio, diciamo che è sotto gli occhi. Dicevo, lei poneva una questione di dati che confermo, non siamo distanti, però adesso ha assunto questa carica di direttore sanitario per appunto Martino Rezza. Lei conferma che vi siano comunque delle anomalie nelle comunicazioni, quindi è cambiato poco o si sta tentando di cambiare qualcosa, ma non è sufficiente ancora ciò che è stato fatto? Io credo che non possa essere tutto sulle spalle di una sola persona. Quello che faceva il dottor Rizzo lo faceva dalla sua bacheca personale, fuori dall'orario di lavoro incessante, che non devo dirlo io, perché tanto è sotto gli occhi di tutti quello che ha fatto per 12 mesi a tutela del nostro territorio, e quindi è stato un aiuto e un conforto per tutti quanti. Però è chiaro che l'ASP per intanto comunque, sul sito dell'ASP abbiamo dei dati. Deve mettere concretamente dei dati concreti. Sì, però poi pare che viene fuori che i dati dei laboratori privati non vengono comunque inseriti in questi dati che ci vengono dati. Quindi abbiamo diritto, no, di sapere come stanno le cose fino in fondo, in una maniera chiara e corretta e concreta, di quanti sono i guariti, quanti sono i malati, quanti sono quelli in isolamento fiduciario. Voglio dire, è sempre così, non si fa altro che creare disagio a tutti quanti, perché siamo forse più spaventati di quanto dovremmo. Io questo non lo so, me lo auguro che siamo più spaventati di quanto dovremmo essere. Ecco, su questo margine poi coinvolgo subito l'ex sindaco Antoniotti, consigliere Alboresi, nell'ambito di questi incontri che ci sono stati in queste ultime ore, questa forbice, questo margine, questo gap di dati poco attendibili rispetto a quelli che sono riconducibili ai laboratori privati, ecco, che notizie abbiamo al di là di quel che produce l'ASP sul suo sito di circa 400 contagi sulla sola città di Corigliano d'Ossano? Ma guardi, io fra l'altro oggi faccio l'anno dal mio contagio, l'anno scorso in questi giorni. Ne avrei parlato di questa cosa. Cadevo in questo tunnel. Anche perché ne ha parlato pubblicamente, quindi. Dal quale ancora pare di non vedere la luce, perché la situazione, come diceva la consigliere Madeo, non è assolutamente cambiata nel giro di un anno. Cioè ci ritroviamo il 10 marzo, appunto all'anniversario del primo lockdown generale, ad avere ancora confusione su quella che è la trasmissione dei dati, la competenza su chi deve appunto informare i cittadini rispetto a quella che è la situazione territoriale, e questa filiera di azioni amministrative che dovrebbe essere oliate, dovrebbe essere ormai un ingranaggio perfetto, no? Alla luce di tutto il tempo successo e di tutti gli avvenimenti accaduti, ancora non funziona come dovrebbe funzionare, per cui è ovvio che il gap fra quello che è la percezione del pericolo e la reale lettura dei dati che ci vengono trasmessi fa sì che si tenda sempre a un'accelerazione rispetto a quella che è la preoccupazione reale di quello che è il dato di diffusione del virus sul territorio. Per cui credo che forse le misure che si dovranno prendere siano forse sovradimensionate, mi auguro che siano sovradimensionate rispetto al reale dato di diffusione del virus. Certo è che non sta funzionando quello che doveva essere invece il meccanismo virtuoso di
un mantenimento, un contenimento della diffusione del virus che andava di parallelo passo con una velocizzazione della vaccinazione, altrimenti il meccanismo della vaccinazione va a perdere qualsiasi forma di consistenza laddove ha un'incidenza bassissima nella nostra regione rispetto anche a altri territori, ma che ovviamente annulla addirittura quelle che sono le vaccinazioni che sono state fatte, perché sappiamo benissimo che il processo di immunizzazione di massa funziona per propagazione, maggiori persone vengono vaccinate e minore possibilità poi ha il virus di diffondersi, per cui diciamo che a livello regionale il meccanismo è veramente ancora allo stato zero. Vedevo ieri dei dati del Sole 24 Ore, ad esempio rispetto alle vaccinazioni del corpo degli insegnanti, perché io pure come la consigliera Madeo sono sempre stata lì in bilico sulla necessità di garantire il diritto allo studio tanto quanto il diritto alla salute, ma se non vacciniamo gli insegnanti, che magari sono forse sicuramente no, l'anello più fragile nel sistema scuola, gioco forza che le scuole sono sempre lì pronte ad essere chiuse, no? E quindi a lenire e a sicuramente indebolire quello che è un diritto fondamentale, che è il diritto allo studio. E il dato di ieri del Sole 24 Ore portava a zero rispetto alle vaccinazioni degli insegnanti in Calabria, per cui diciamo che è un problema molto ma molto grave. Che lei si avvicina più per la tutela al diritto alla salute, immagino. Equamente, sono due diritti che devono essere assolutamente garantiti ai cittadini in ugual modo, per cui lo dice anche il giudice del TAR. Scusi? Lo dice anche ai giudici del TAR quando parliamo di diritto alla salute. E certo, però è anche vero che oggi nell'ultima sentenza dava la possibilità di avere poi un occhio di attenzione particolare rispetto ai territori, rispetto alla decisione invece certo, che era stata presa dalla facente funzione Spirli, per cui è ovvio che ancora una volta ricade tutto sulle spalle di quelle che vengono definite le sentinelle dei territori, cioè i sindaci, ma che poi sono sentinelle senza armi, perché se non li si mette nelle condizioni di poter dare conseguenzialità ai propri atti, diceva giustamente la collega Madeo, sì, vorrei che poi venissero punite, no? Le persone che continuano a fare assembramenti, a girare senza mascherine, a violare costantemente quelli che sono dei principi basici che dopo un anno dovremmo aver imparato, che sono tre: distanziamento, mascherine ed evitare gli assembramenti. Ma se non abbiamo le forze dell'ordine, sono sotto dimensionate rispetto alle necessità, stessa cosa per quanto riguarda la polizia municipale, diventa difficile dover sempre solamente fare leva su quella che è il senso di responsabilità individuale. Antoniotti, lei è stato sindaco della città, della ex città di Rossano, no? Fortunatamente sì. Non si è mai imbattuto con un dramma del genere. Ma se lei fosse stato sindaco oggi, che cosa avrebbe fatto? Qualcosa di diverso? Abbiamo avuto un'alternativa, abbiamo avuto il dramma dell'alluvione dell'agosto del 2015. E guardi, io dico che per poter lenire la problematica, qui bisogna fare i vaccini. Questo è chiaro. E nel momento in cui nelle altre regioni vaccinano 24 ore su 24 e arrivano a risultati concreti, lo apprendiamo dal Sole 24 Ore. Insomma, in Calabria si fanno circa 5.000 vaccini al giorno, insomma siamo al di sotto di qualsiasi tipo di prospettiva. Se lei pensa, Matteo, che domenica scorsa in Calabria sono state vaccinate solo 3.000 persone, io ritengo che questo sia un qualcosa che onestamente non porta, non dà nessun auspicio per ciò che riguarda la problematica dei vaccini. Io ritengo che sia un grande fallimento quello che sta accadendo a livello regionale. Ecco perché dico che bisogna affrontare una campagna di vaccinazione intensa, fatta in un certo modo, perché altrimenti da qui non se ne esce più. Inutile andare a fare come quello che ha fatto Spirlì, sembra che abbia una fissazione, quelle delle scuole, chiudere le scuole, aprire le scuole, chiudere le scuole, è diventato un gioco tra TAR e lo stesso presidente facente funzione. Io penso che questo non sia possibile.
Io penso che Spirlì abbia fatto un errore macroscopico, perché se siamo in zona gialla, non hai i parametri per poter chiudere le scuole, non mi puoi chiudere le scuole. Ecco perché si è creato allarmismo, si è creato una serie di situazioni che hanno portato scompenso alle famiglie, hanno portato scompenso ai ragazzi, agli studenti, perché le scuole le chiudi nel momento in cui hai quelle problematiche che richiede la zona rossa, che richiede la zona arancione. Quando Spirlì giustifica e dice devo chiudere le scuole perché devo vaccinare il corpo docente, ma il corpo docente tu lo vaccini ugualmente senza chiudere le scuole. E guai se dovessimo chiudere le scuole quando vacciniamo i poliziotti, magari vacciniamo i poliziotti e chiudiamo i commissariati, magari vacciniamo medici e infermieri e chiudiamo per 15 giorni gli ospedali. Quindi mi sembra un qualcosa che onestamente non è realistico. E allora ecco che cosa è successo. È successo che il TAR cosa ti dice? Ti dice tu sei in zona gialla aprono i teatri, stanno per aprire i cinema, non puoi chiudere assolutamente le scuole. E ti devi attenere a quelli che sono i parametri che vengono attuati dal governo. Ecco perché io mi sono permesso anche di scrivere a Spirlì, per quanto mi riguarda, hai sbagliato, perché tu le scuole le chiudi eventualmente in quelle zone che hai il parametro dei 250 contagi ogni 100.000 abitanti. Questo è il discorso, perché se ognuno fa di testa sua, un sindaco chiude, poi un presidente di regione chiude, quell'altro apre, e insomma, qua non si capisce nulla. A proposito di questo, voglio un po' sdrammatizzare, perché mi rendo conto che questa pandemia un po', no? Ci porta angoscia e ansia, quindi un sorriso credo che possa spezzare un ritmo che in qualche misura, no, angoscia un po' tutti i cittadini. E a proposito di questo disorientamento generalizzato cui fa riferimento per l'appunto l'ex sindaco Giuseppe Antoniotti, credo che di questo vi sia traccia in un documento che porta la firma del comitato studentesco del liceo scientifico di Rossana. Siamo collegati, lo vedo già nel monitor, con Alberto Madeo, che è rappresentante dell'istituto del liceo scientifico. Alberto Madeo, buonasera, intanto grazie di aver accolto. Buon pomeriggio, grazie a voi per l'invito. Qual è l'urlo che esce fuori dal comitato studentesco? Allora, l'urlo ovviamente in maniera figurata, perché come potete sentire non sono una persona che urla. Comunque, il nostro urlo è semplicemente un urlo di protesta. C'è qualche ragazzo che oggi parlava di sciopero, ma in realtà il nostro è stato un gesto di protesta contro queste direttive regionali che vengono emanate e poi revocate dopo pochissimo tempo, e quindi non si capisce effettivamente che cosa dobbiamo fare, insomma, sia noi come ragazzi, ma in generale io penso che sia veramente irrispettosa nei confronti di tutta l'istituzione scolastica, perché anche lo stesso dirigente ieri pomeriggio ha dovuto fare una riunione d'urgenza con l'ufficio scolastico regionale, dove veniva richiesto semplicemente un giorno in più per organizzare meglio il rientro, e non è stato concesso nemmeno questo. Quindi noi oggi abbiamo deciso di collegarci tutti a distanza, a differenza di quanto avremmo dovuto fare. Perché? Perché noi ragazzi vogliamo tornare a scuola. Vogliamo tornare in scuola, ma in sicurezza. E in presenza. E quindi, sì, se è possibile, se con tutte le misure di sicurezza, se non c'è rischio. Cioè, qual è l'orientamento tendenziale dei ragazzi? Si preferisce DAD o scuola in presenza? Tendenzialmente. Allora, diciamo che noi ragazzi non siamo nessuno per decidere effettivamente. No, capire un po' l'orientamento qual è, giusto per capire l'approccio. Ah, in generale i ragazzi preferiscono tornare in DAD, cioè preferiscono tornare in presenza. In presenza. Perché manca il contatto fisico, è tutto diverso in presenza, si riesce ad apprendere meglio. Poi io personalmente faccio il liceo scientifico, mi rendo conto che le materie scientifiche sono molto più complesse in DAD rispetto a quelle umanistiche, ad esempio. Quindi sicuramente è preferibile tornare in presenza, però se non ci sono le misure di sicurezza è un rischio per tutti. Anche qui, cercando un po' di monitorare ciò che sono le impressioni dei ragazzi, di cosa discutete in questo periodo difficile un po' per tutti, che percezione avete degli adulti, quegli adulti che sono chiamati a decidere?
Allora, questa è una bella domanda. Io più che altro non vorrei creare un conflitto generazionale. Comunque, io penso che sia una situazione molto difficile per tutti, quindi capisco anche... Il margine d'errore ci può stare, sì, diciamo. esattamente, esattamente. Però più che altro credo che si debba avere un po' di buon senso quando si parla di ordinanze che vengono emanate, poi revocate, insomma... Non è uno scherzo la scuola, non è un gioco, non è un qualcosa che si può aprire e chiudere a piacimento, ecco. Perché mobilita migliaia e migliaia di studenti, docenti, persone comunque che hanno un lavoro, e non mi sembra corretto nei confronti dei dirigenti, dei docenti e anche di noi studenti, quello che è avvenuto in questi giorni, tutto qui. Nelle prossime ore vi orienterete? In che direzione? No, nelle prossime ore semplicemente... Si tornerà, insomma, in presenza e seguiremo le direttive che sono state emanate. Prima di concludere, volevo sapere se i tre ospiti collegati avevano qualche domanda da fare ad Alberto Madeo, qualche curiosità. No, io posso? Certo, sei rivolta a Madeo, però. Se no, proseguiamo con il... No, è rivolta a loro. Più che altro, insomma, fa ben sperare questa presa di posizione da parte comunque dei ragazzi, perché si sono, cioè, lo dicono a gran voce, non sono delle pedine, però siccome vedo che sono, tra l'altro, è una generazione che studia, che legge, io anche quando dicevo prima, no, che molti di loro sono fuori ed escono, però se fosse successo a me a 16 anni, dalla sera alla mattina, di essere costretta a stare a casa, non poter uscire, non potermi incontrare, devo dire che l'avrei vissuta molto male anch'io. Io devo fare un po' con lei devo fare un po' l'avvocato del diavolo, consigliere, nel senso che un tempo, ricordo che si è battuta molto, era per il diritto allo studio. Sono ancora per il diritto allo studio, ma assolutamente. E si rischia di essere impopolari in un momento in cui c'è un trend di crescita. Lo so, me l'hanno sempre detto, ma sono ancora impopolare, mi sono tirata dietro tantissime, insomma, anche adesso problemi. Che le intensive sono stracolme, i policovid sono stracolme. No, io sto dicendo un'altra cosa, però spiriti, no, sono connegati, però voglio dire di ragionare. No, io dico una cosa, che come diceva prima Alberto, no? Diceva non sono delle pedine, però si sta facendo politica alle spalle di un'istituzione importante come quella della scuola. Io lo dico senza ombra di smentita, il presidente facente funzioni è un grande furbacchione, perché per insabbiare tutto la negatività e il fatto che siamo l'ultima regione in quanto a somministrazione dei vaccini, che vengono somministrate solo il 54%, sono dati di qualche giorno fa, ma non è che la percentuale non è molto più alta adesso. Allora lui che dice: che cosa facciamo? Buttiamola sul terreno della scuola, perché diventa uno scontro sociale, e quindi tra chi vuole andare a scuola, chi non vuole andare, chi pensa che ci sia un diritto che prevalga sull'altro, chi, come la collega prima diceva, i diritti sono egualmente importanti, e come diceva l'ex sindaco Antoniotti, anch'io direi, cioè, ma è possibile che non possiamo pretendere una vaccinazione seria e una campagna importante? Ci sono i teatri chiusi, le palestre chiuse, si potrebbero tranquillamente utilizzare dei fondi per fittare quelle strutture e fare in modo che le vaccinazioni vadano spedite. Io credo che questa generazione si sta perdendo veramente qualcosa di molto importante. Quest'anno che è passato non ce lo dà più nessuno, e loro hanno ragione a pretendere di stare a scuola e di starci in sicurezza. Però la campagna di vaccinazione per gli insegnanti è mica cominciata in tutto ciò, cioè abbiamo parlato, chiudiamo le scuole per farli vaccinare, ma c'è un insegnante che voi sappiate che si è vaccinato? No, e allora si continua a dire semplicemente fesserie per esasperare ancora di più gli animi. Spirli è un furbacchione, cioè è inutile che ci tiriamo. Lui dice: parliamo della scuola, così si dimenticano il fatto che non c'è programmazione nei vaccini. Questo è, anche perché tra l'altro, ma parliamoci chiaramente, uno che deposita l'ordinanza e la rende pubblica venerdì per lunedì, per dare il tempo agli avvocati di impugnarla ancora prima, e poi dopo dice e commenta, grazie, il TAR si prende responsabilità. Grazie ad Alberto Madeo, rappresentante d'istituto del liceo scientifico di Corigliano Rossano. Grazie, ci ritroveremo in altre occasioni. Grazie a voi, grazie. Allora, 30 secondi di pausa e torniamo da qui a poco.
Bene, torniamo in diretta nella seconda parte di Talking. Oggi è di estrema attualità la questione delle vaccinazioni, è di estrema attualità un incremento dei contagi per quanto riguarda il Covid. Ne stiamo parlando con degli ospiti collegati in sessione telematica per ovvie ragioni. Collegata quindi Alessia Alboresi, consigliere comunale di maggioranza Corigliano Rossano Pulita. Di nuovo buon pomeriggio al consigliere Alboresi, con lei entreremo da qui a poco, torneremo anche su un vissuto personale, non so se posso, ma è poi divenuta quella esperienza di dominio pubblico, quindi credo si possa, come dire, in qualche misura sondare quella testimonianza perché possa poi rappresentare l'evento, diciamo, un'esperienza utile per chi attualmente vive determinati momenti. Ancora il consigliere comunale, la consigliera comunale Rossellina Madeo, di nuovo buon pomeriggio, consigliere, e l'ex sindaco di Rossano, Giuseppe Antoniotti. Però volevo in qualche misura un'incursione del collega Michele Macri, l'inviato speciale alla trasmissione della C-News, no, in onda da qualche settimana, numeri di ascolti straordinari. Michele, buon pomeriggio anche a te. Buon pomeriggio a voi, ciao Matteo. Dove ti trovi? Io mi trovo nella mia casa, che fa anche da studio, dove facciamo gli speech, io e te sappiamo cosa sono, diciamo le voci fuori campo, e anche in una casa in modalità smart working si può fare, e si fa anche meglio, a dire il vero, perché lo puoi fare in pigiama, lo puoi fare come preferisci. Senti Michele, tu hai avuto anche esperienze con Striscia la Notizia, insomma, quindi voglio dire, siamo di fronte ad un personaggio, te l'ho detto privatamente, te lo ribadisco pubblicamente, che richiede una dose di coraggio che personalmente per esempio non ho, tant'è che tu te la scampi con tentativi di aggressioni, come è successo anche nelle ultime ore, ma in passato, voglio dire, siamo lì, no? È una reiterazione di un rischio che rientra in questa professione, no? Sì. Michele, so che sei stato da queste parti. Sono venuto a trovarvi a Corigliano Rossano l'altro giorno, come inviato speciale, che poi l'inviato speciale di speciale non ha niente, nel senso che una persona come tutte le altre, una persona semplice, una persona che ama quello che fa, non è vero che bisogna essere dei super coraggiosi, nemmeno degli incoscienti, bisogna essere soltanto di quelli che provano a chiedere qualcosa. Poi il cattivo sta dall'altra parte. Noi andiamo sempre con, non dico un sorriso, perché chiediamo delle cose non tanto belle, sicuramente delle malefatte, e confidiamo anche nella sensibilità altrui, che non sempre. Ma la cosa paradossale che ho notato è che quando c'è il tentativo di aggressione, tu non fai marcia indietro, rimani fermo. E che devo fare? Siccome hanno scelto me come bersaglio umano, perché colpire gli occhi sono 10 punti, il naso 14, la bocca 18, disintegrarlo sono 100 punti, uno ci prova, io sto fermo, non è che posso fare altro. Senti, cosa stai scoprendo in Calabria? Allora, in Calabria si parlava di vaccini, sentivo i vaccini, ed è una triste verità, ma devo darvi un altro dato, lo dico all'assessore, lo dico a tutti quelli che ascoltano. Non ci sono assessori, c'è un consigliere di maggioranza e un consigliere di minoranza. Ex sindaci. Vi dico solo che c'è una scuola in Calabria il cui personale è stato vaccinato, non è vero che nessuno si è vaccinato, si sono vaccinati nella scuola scopelliti Green di Rosarno, lì l'hanno fatto perché il preside Giuseppe Burnea, ne ho parlato la scorsa settimana nella mia trasmissione, non so come aveva avuto una fortuna anche del destino, perché hai sorella vaccinatrice che fa la vaccinatrice, tu che hai una scuola, improvvisamente qualcuno ha bisogno di una palestra per attrezzarla a centro vaccinale, tu ti presti e il tuo personale magicamente viene vaccinato. Quindi non è che non ci sono docenti, si è scelta quella scuola come centro, almeno stando alle parole del preside, come centro, diciamo, di raccolta di potenziali utenti da vaccinare. Il problema è un altro, il problema è, ma io preside, io insegnante, io persona semplice, devo avere una sorella o un fratello, qualcuno dentro l'ASP
con la siringa in mano per potermi vaccinare? È lì la questione. Non è perché chi l'ha fatto, ma siamo pochi. Altro dato che volevo dare, visto che il consigliere ne parlava, è questo. Se il ritmo delle vaccinazioni dovesse essere questo, diciamoci tutte le verità, secondo uno studio di JD Visual, succede che noi in Calabria troveremo un'immunità di gregge intorno al 2026, non la prossima settimana, non la settimana l'altra, ci vorranno ancora 5 anni. Io sono andato a trovare il commissario ad acta Longo, il quale è scappato, io gli ho dato un foglio e gli ho detto dimettiti. Tutta la questione poi su Spirlì, che cerchiamo di buttarla su quello, chi la butta in vacca, chi cerca di fare altro, qua cerchiamo tutti di scaricare una responsabilità ad altri. La verità è che da quella poltrona, quando arrivi e quando ci sono i soldini, non vorremmo mai smuoverci. Ma io credo che ci sia un filo anche di narcisismo dietro quel volere stare sulla poltrona, perché poi ti piace, poi si parla sempre di te, e poi ti chiama la Rai, e poi ti chiama quello, al punto che anche la brutta figura, quella escrementina fatta costantemente da questi amministratori, inizia ad essere anche, come dire, un'incipriata, un passarsi il fard, un profumo. Però pure Rosarno hai tentato, sei stato io, Rosarno, una tentazione di aggressione c'è stata. No, ma io le aggressioni le subisco sempre. Non posso dire quello che mi è successo a Corigliano Rossano, perché lo saprete lunedì alle 21 sulla C. Tu, Matteo, non puoi... Scavare, no? No, non si può sapere, non si può sapere. Io ho incontrato tanta bella gente a Corigliano, ho incontrato tanta gente delle istituzioni che si trovava lì ma non aveva contezza di quello che io chiedevo. Non sapevano da che parte iniziare. C'è stata gente che anche ha fatto politica da tanto tempo e non mi sapeva dare delle informazioni, perché tante cose, vedete, noi adesso ce la prendiamo col vaccino, ce la prendiamo con il nemico invisibile, che poi diventa colpa di tutti, perché sappiamo essere non più un nemico ma un affare importante per le tasche di molti. Quello che però non riusciamo a comprendere, perché adesso c'è il paravento vaccino che improvvisamente offusca tutto, annebbia qualsiasi altra problematica. Noi calabresi dovremmo partire atavicamente da altri problemi, perché noi siamo riusciti nel tempo a perdere dei beni, tipo 40.000 metri di terra, tipo palestre, tipo centri importanti, e oggi tutto questo non conta. Abbiamo perso tribunali, abbiamo perso ospedali, abbiamo perso occasioni importanti di creare cittadelle dei servizi, dove se tu unisci due città puoi creare, parlo molto cripticamente perché dovete capirmi se mi capite, perché sennò vi dico quello che succede, è come se vi dicessi comprate il mio libro, il finale è questo. Cerchiamo anche Michele, purtroppo dobbiamo volgere un po' il termine questa diretta con te, vogliamo un po' ribadire, no, lunedì prossimo? Lunedì prossimo, adesso vi dico di cosa parlo. Parleremo della palestra di Incity, il palazzetto dello sport. Parleremo di quel terreno che ingloba questa palestra, questo centro sportivo, un terreno di circa 40.000 metri quadrati, 4 ettari, che non si sa ad oggi se si tratti di proprietà di un privato, se si tratti di proprietà del comune, se ha sbagliato il privato o ha fatto bene, se il comune non ha fatto quello che doveva nel corso degli anni. Lunedì cercheremo di fare chiarezza. L'obiettivo, la grande mission di questo programma è cercare di far parlare. Poi sentirete quanti hanno parlato, sentirete quanti mi hanno aperto le braccia affinché si potesse dire quello che c'era da dire. Io trovo che Corigliano Rossano sia veramente centrale, e oggi dovrebbe essere la sesta provincia calabrese per conurbazione, per importanza, per numero di abitanti, però dobbiamo sganciarci, come si è fatto per altre occasioni, dobbiamo sganciarci da vecchie chiamiamola visione, comarate, vecchie visioni e vecchie comarate, perché qua queste sono questioni di pianerottolo ingigantite, e chi ne paga la conseguenza è una povera popolazione. Da voi, di 100.000 abitanti, grazie. Quasi, di 5 persone. Grazie di aver accolto il nostro invito. Ma no, grazie a te Matteo, questo. E devo dirti grazie pubblicamente, perché se tutto quello che io sono andato a fare, tu dici che sono quello con lo scudo, che vado lì col mantello da supereroe, no, grazie al tuo servizio fatto precedentemente, la TV, la nostra redazione,
attenzione alla problematica e poi manda Michele, quindi sei stato tu a portare in emersione cosa che comunque diciamo è in emersione da 40 anni. Michele, grazie, in bocca al lupo e ci ritroveremo in altre occasioni. In bocca al lupo, ci sentiamo presto, grazie, un saluto a tutti gli ospiti. Allora, torniamo sul consigliere Alboresi. Avevo detto che le avrei chiesto un qualcosa rispetto ad un spaccato di vita vissuta, no? Lei ha avuto il Covid, è stata poi successivamente negativizzata, ma ci sono stati momenti drammatici, no? Probabilmente molti di questi momenti non sono emersi come avrebbero dovuto forse emergere. Io non so se lei vuole utilizzare questa postazione, ma a lei do la parola, prego. Sì, grazie. Guarda, io per impostazione personale caratteriale ho questo atteggiamento per cui una volta che le cose sono successe e sono andate a buon fine, perché sono qui, ne posso parlare, mi ritengo una fortunata, non ho l'atteggiamento né la voglia di rivangare o rivendicare dei torti o delle sofferenze inutili che mi sono state inferte e come dire rivangare un momento che è stato molto 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 difficile nella mia vita, perché è così, è andata così, era un momento contingente difficile perché mi sono ammalata nelle prime settimane della pandemia, per cui c'era molta preoccupazione, molto spavento nelle persone, era una cosa mai vista, nessuno sapeva come affrontarla, per cui mi sono trovata a passare attraverso dei presidi ospedalieri che tutto avevano fuorché l'aspetto della cura, dell'accoglienza e della capacità umana e empatica di andare incontro al malato. Ecco, diciamo che mi sono trovata purtroppo a essere l'oggetto della paura, ecco, diciamo così, di chi invece dovrebbe essere preposto per vocazione, per lavoro, per scelta ad aiutare il malato, anziché invece aggredirlo o accusarlo e prenderlo a male parole perché è in quel momento appunto malato e infetto e quindi portatore di malattia. Però ecco, in passato è stata una bruttissima esperienza, mi è successa perché calandoci nel passato possiamo evitare che anche altri possano imbattersi in prospettiva, in futuro, nelle stesse esperienze. Ripeto, io credo che è stata una reazione dettata dalla paura del momento, ecco, non voglio pensare ad altro, ecco, non voglio pensare che possano esserci delle persone a ricoprire dei ruoli, degli incarichi che non siano in grado di reggere. Quindi questo è per quanto riguarda la condotta comportamentale di taluni, ok? Ma per quanto invece riguarda l'aspetto logistico, alberghiero, l'aspetto logistico degli ospedali. L'aspetto logistico è stato, diciamo, molto tribolato, ecco, perché io sono stata prima ricoverata per 2 giorni nel pronto soccorso di Rossano, dopodiché quando ho avuto l'esito del tampone positivo sono stata trasferita di notte nel pieno del periodo appunto della pandemia, nel blocco di tutte le attività della città a Cosenza e nel reparto di infettiviologia, dove sono stata ricoverata dopo 4 giorni. Poi per fortuna le cure hanno avuto subito effetto, per cui la polmonite interstiziale bilaterale di cui ero vittima ha cominciato a regredire e lì sono stata mandata in un ospedale che era stato riaperto per l'occasione, a Rogliano, che mi risulta difficile definire ospedale perché comunque è una struttura molto molto vetusta, con camere, credo fossero state riaperte dopo 20 anni per adibire questo polo Covid per le persone non troppo gravi, e mi sono trovata a dover attendere la negativizzazione del mio virus per 32 giorni in una stanza dove il bagno non era nemmeno dotato, non dico di doccia, ma nemmeno di un bidet.
dove ovviamente non c'era nessun tipo di connessione internet o di possibilità di avere un minimo di svago, e dove le finestre erano chiuse con lo scotch, in pieno marzo a Rogliano, che si trova appunto in montagna, colpite da polmonite. Una notte è andata in blocco la caldaia e abbiamo rischiato di riprendere la polmonite, io e la persona che era appunto in camera con me, perché non era, filtrava appunto aria gelida dalle finestre, per cui una situazione veramente di disagio. Ma ripeto, adesso la malattia era all'inizio, non si conosceva, sicuramente se mi fosse capitato adesso... Ultima battuta invece dal punto di vista psicologico, tutte queste vicissitudini, no? Vissuta anche da una cultura all'epoca, adesso fortunatamente si è attenuata, no? Quasi da appestato, perché all'epoca c'era questo problema. Adesso vedo che fortunatamente sì, si è un po' migliorati, però all'epoca era forte, no? Sì, è stato, devo dire, è stato molto violento, molto brutto e inaspettato, perché non mi sarei mai aspettata che nel 2020 potessero succedere ancora di queste, di un atteggiamento di questo tipo, essere vittima di un atteggiamento di questo tipo. Ho ricevuto però, devo dire, anche tantissima solidarietà, e devo dire che la logistica, il fatto anche di essere così lontano rispetto a casa, perché comunque Rogliano dista quasi 100 km da casa, ha reso difficile anche una sorta di approvvigionamento di quelli che dovevano essere normali cambi, no? La possibilità di avere un pigiama pulito, biancheria pulita, no? Per cui mi sono trovata completamente isolata, paurita e vittima di quello che viene definito uno shitstorm molto, molto aggressivo, che ha fatto sì, io poi per salvarmi mentalmente mi sono staccata in quel periodo dai social, e poi ripeto, è tutto passato. Oggi come oggi mi rendo conto che la situazione è diversa, perché comunque conosciamo la malattia, conosciamo la facilità del contagio, no? Non si sa ancora bene addirittura adesso come rintracciare come ci si contagia, non è ancora così semplice. Io poi all'epoca ero stata accusata di aver portato il stata al nord, per cui psicologicamente è stato brutto, ma ripeto, ho questa fortuna di avere una capacità poi di cancellare le cose spiacevoli e di andare avanti. Poi avevo molto, ho avuto molta solidarietà, molto aiuto, devo ringraziare sempre. È stato un calore di rientro, diciamo, fortunatamente. No, avevo questa cosa che scherzo sempre con col mio sindaco, allora, perché mi diceva sempre sindaco, non farti disorientare, e mi teneva puntellata sulle cose essenziali anche dell'amministrazione, per cui cercavo di svagare con la mente. Adesso noi ci avviciniamo un po' alla conclusione di questa trasmissione. Mi rendo conto che ci vorrebbe dell'altro tempo, ma spero di riavervi poi magari nelle prossime puntate, perché quello che sto per prospettare potrebbe anche, come dire, aprirsi ad una animosità del dibattito tra parti contrapposte, no? Allora, noi siamo, Antoniotti, siamo la prima città della provincia di Cosenza, ma ancora oggi abbiamo delle sensazioni quasi come se poco o nulla fosse cambiato nei rapporti di forza con il capoluogo storico, cioè con Cosenza. Il sindaco di Cogliano Rossano è presidente della conferenza dei sindaci in ambito sanitario. Cosenza ha un hub, Cosenza ha l'esercito, Cosenza ha le tensostrutture, che poi trasforma, diciamo, in sede per vaccini. Qui abbiamo problemi ancora come se fossimo la ex città di Rossano o la ex città di Corigliano, tenendo in considerazione che comunque dei risultati, seppur minimali, sono stati raggiunti, e mi riferisco alla TAC dedicata, al laboratorio di microbiologia e al polo Covid. Al di là di come la pensiamo sulla permanenza o meno di un polo Covid, dal suo punto di vista, l'essere oggi la prima città della provincia di Cosenza in relazione costo-benefici, servizi e prestazioni sanitarie collegando alla pandemia, siamo prima città o lo siamo solo sulla carta? Ma intanto fammi riallacciare per due secondi su un discorso che alla fine ne deduciamo da questo nostro incontro di oggi, che c'è un sistema sanitario allo sbando, e questo è sotto gli occhi di tutti, insomma. Io da sindaco ho avuto a che fare con il commissario Scura, e l'ho sempre ribadito in diverse occasioni,
che il commissario Scura poteva fare l'ingegnere, perché questo faceva di mestiere, ma non poteva fare il commissario. Poi abbiamo avuto Cotticelli, lo stesso Cotticelli era generale, è stato generale dei carabinieri, ma forse avrà fatto bene il generale, ma sicuramente non ha fatto bene il commissario alla sanità calabrese. Voglio chiudere per dire che anche Longo oggi sta dimostrando, a mio parere, il suo fallimento. Non sta brillando di iniziative, e lo vedo sfuggente, non vedo che si muove qualcosa in positivo rispetto a Cotticelli. Allora io voglio dire che c'è un sistema sanitario che purtroppo, se si trova in queste condizioni... Perché sta dicendo che è contro i commissariamenti. Cioè sì, sì, è dovuto intanto contro il commissariamento, forse avrebbe gestito meglio la politica, ma nel momento in cui il governo nomina dei commissari, dovrebbe nominare dei commissari competenti. E diamine, ci sono tanti medici, ci sono medici in pensione, ci sono persone competenti. Andiamo a nominare a Cotticelli, che nell'intervista di Gelletti dice che probabilmente è stato drogato, che nemmeno lui si è riconosciuto nell'intervista. Io non lo so se gli avrebbero drogato il caffè, non so se hanno manomesso anche oggi il caffè di Longo, perché non vedo brillare Longo di iniziative positive. Allora voglio dire, è un sistema sanitario completamente... Sui rapporti di forza Corigliano Rossano Cosenza? Ecco, vado subito alla domanda. Dopo, diciamo, aver detto la mia sul quello che è il fallimento del sistema sanitario, guardi, io purtroppo non vorrei dirla grossa oggi, e magari dovrei chiedere scusa ai cittadini per aver voluto la fusione, perché sono stato il sindaco che l'ha promossa in consiglio comunale, l'ha deliberata per prima di Corigliano. Però giustamente la gente oggi ti dice che se doveva essere questa la fusione, forse era meglio non farla, perché purtroppo oggi le cose non vanno, non è una fusione a regime, non possiamo rimanere due comuni divisi in casa, non può un sindaco recarsi a giorni alterni a Corigliano o a Rossano, non è questa la fusione che era nelle mie... Però è un altro ragionamento, e magari faremo un'apposita trasmissione. Sul discorso sanitario, dicevamo, Cosenza continua ad essere una Cosenza pigliatutto, ma queste parti briciole, no? Ma stavo arrivando a questo per dire che alla fine, insomma, nonostante noi siamo andati in fusione proprio per cercare di avere un contatto diverso verso il governo, delle prese di posizioni con un potere contrattuale diverso. Però alla fine, insomma, non mi sembra che la fusione abbia portato i suoi frutti rispetto a una Cosenza che la fa da padrona e che onestamente, insomma, non vede... Alboresi, vediamo su Alboresi. Ad esempio, nella conferenza dei sindaci, dove appunto il sindaco Flavio Stasi presiede, è uno strumento che non era mai stato convocato dalle amministrazioni precedenti e che grazie alla fusione invece ci vede appunto la possibilità di condurlo. È uno strumento che invece interloquisce, che fa grosse pressioni anche presso l'ASPE e che viene adesso attuato anche dalle altre province, proprio perché risultato fattivo nel suo poter interagire e fare pressioni rispetto a quelle che sono le esigenze dei territori, cioè rispetto all'organizzazione sanitaria territoriale, che poi fondamentalmente è quella che manca, che è quella che sono i sindaci sanno e questo è vero. Senta, consigliere Alboresi, perché a suo parere, un suo punto di vista personale ovviamente, poi non so se vorrà tradurlo in una valutazione politica, perché il sindaco di Cosenza non partecipa mai a queste conferenze di servizi, quasi volesse delegittimare che a presiedere sia un uomo espressione ionica? È ovvio, perché c'è uno sbilanciamento, finalmente c'è una ridistribuzione di quelle che sono le forze. Io non mi piace parlare di Cosenza contro lo Ionio, contro questo, il Tirreno. Però sono fatti, no? Sono fatti che sono dettati appunto dalla dimensione numerica del nostro territorio e dalla necessità di avere dei presidi, dei rappresentanti che corrispondano a quelle che sono le esigenze di una cittadinanza che oggi come oggi è appunto la terza città della Calabria. Se al sindaco della città di Cosenza questo fatto non garba, non è un problema appunto della
Ma siamo sempre di fronte al nano e al gigante, oppure qualcosa, non siamo più nani? Io penso che di fronte a queste situazioni così, come questa pandemia, che riguardano veramente, ci hanno costretto a guardare oltre quelle che erano appunto il nostro ombelico, la nostra punta delle scarpe, sia necessario ripensarci e ripensare proprio un sistema virtuoso anche di rapporti politici all'interno sia della provincia ma della regione stessa. Basati su principi di pari dignità sostanzialmente, no? Principi di pari dignità di tutti i cittadini in tutte le province, in tutte le regioni, in tutti i livelli, cioè quello che ha ragione l'ex sindaco Antoniotti, cioè qui quello che sta fallendo è proprio il sistema di commissariamento della regione Calabria, che non può andare oltre, non doveva andare oltre nemmeno questi oltre 2 anni, perché è stato assolutamente fallimentare sotto tutti i punti di vista, è un abuso di cui siamo vittime tutte, vittime Cosenza, vittima Corigliano Rossano, vittima Catanzaro, siamo vittime noi cittadini di questa Io ritengo che al di là del fatto che insomma ci siamo fusi e siamo una grande città, i numeri poi contano. In che senso? Contano nel fatto che chiaramente il sindaco di Corigliano Rossano diventa presidente della conferenza dei sindaci, ci sono dei ruoli che spettano, perché spettano in base al numero di abitanti che si rappresenta, però poi quei ruoli vanno riempiti di contenuto e bisogna portare a casa dei risultati concreti. Quindi l'impegno, a volte, anche se è tanto ed è un impegno incessante e profuso in maniera continua, quello che conta poi purtroppo sono i risultati. Oggi ci troviamo con dei risultati prodotti, a mio avviso, in molti campi che lasciano desiderare, quindi io in questa dicotomia Cosenza Corigliano Rossano non, su questo tema non mi piace, è un tema che non mi appassiona, anche perché la dico in maniera senza insomma nessuna remora. Cosenza in questo momento si trova comunque avanti per tantissime cose, quindi c'è un gap che Corigliano Rossano deve necessariamente recuperare in quanto a vivibilità, condizioni della vita, servizi di welfare, servizi per l'infanzia. Insomma, noi dobbiamo comunque, non ci dobbiamo arroccare in questa posizione terza città della Calabria, perché non serve assolutamente a niente. Bisogna riempire di contenuti, porre in essere degli obiettivi che siano concretamente realizzabili, perché se no, insomma, vogliamo, ci trinceriamo dietro i numeri, ma i numeri fanno sì che insomma ti fanno posto davanti quando sei in delle iniziative e quindi magari chiaramente si fa passare prima il sindaco di una città di 80.000 abitanti piuttosto che il sindaco di una città di 20.000, però poi alla fine, per esempio, chiudo solamente su questo aspetto, per quanto riguarda la presidenza della provincia non si è riusciti a fare niente, perché il presidente della provincia, che io ho votato e ho votato in maniera felice, che è il sindaco di un paesino piccolo come Aiello, c'è stato comunque una coalizione di forze che ha ritenuto che fosse lui meritevole. È chiaro che se ci fosse stato il sindaco della città di Corigliano Rossano candidato mi sarei impegnata e mi sarei spesa in questo. Però quello che voglio dire è che non bastano i numeri, poi quei numeri e quelle posizioni si devono riempire di contenuto. Io dico sempre una cosa, è che comunque sia, non bisogna trincerare, le istituzioni non si è istituzioni, si incarnano pro tempore quelle istituzioni, e quindi quando si incarnano bisogna farlo con tutto se stesso e con abnegazione, però poi quello che conta non è l'impegno, quello che conta sono i risultati. Purtroppo dalla regia mi indicano che dobbiamo completamente chiudere. Io tanto vi ringrazio. Grazie Rossellina Amadeo, grazie a voi e saluti, spero di ritrovarci per affrontare anche queste tematiche che ritengo siano meritevoli di estrema attenzione. Grazie, alla prossima, e anche un cordiale ringraziamento a Gianluca Virelli per la regia.